Ciao. Siamo tornati? Mi andate al parco. Bene. Amore della mamma, le gengive fanno male, vero? Te l'ha detto lui di darmi un bacio? Sì. Una volta che devi dire una bugia, quanto cambiamo? Chi hai portato? Le paste di Remo. Oh, manca una ragazzina. E Chiara sta dormendo, eh? Oh. Vieni qua, bella di papà. Mamma mia, quanto sono belle queste ragazzine tutte, il padre. Mm. Ah, questa che è? Un'altra ricetta dello scienziato qua di fronte? Diego. Sì, Giovanni mi ha prescritto la pomata per le gengive di Camilla, Diego. La prendo domani. Domani c'è il colloquio con le maestre. C'è il colloquio? Che maestre? Chi viene? Al colloquio? E chi viene? Vengo io al colloquio. Sei contento? Rispondo io. Pronto? Pronto, Stella, puoi parlare? C'è Diego lì? Veramente non posso. Senti, ti prego, mi devi fare un favore, però non ti devi far capire da Diego, eh? T'ho detto che non posso. Senti, io ho lasciato i biglietti del teatro lì da voi a casa. Io e Tullio siamo qui e non sappiamo come fare. Ah, e dove? Sul tavolinetto all'ingresso. Sì, sì, sì. Mi raccomando, fai presto, eh? Va bene, ciao. Che? Sai che c'è? È meglio se la pomata vado a prenderla adesso, ma torno subito, eh? Stella. Diego, ma se la ricetta sta qua? Eh? La ricetta sta qua. Grazie, eccoli, grazie, eccoli. Grazie infinite. L'avevo tirati fuori per vedere l'orario dello spettacolo. Sai, sì. Senti, per favore, non dire niente a Diego, ti prego. Erminia, glielo devi dire. No, ti prego, guarda tutti subito, va bene? Mi raccomando, ciao. Vediamo, Tullio. Andiamo, ciao. Andiamo. Buono spettacolo. La pomata da annotata senza ricetta. Ti posso spiegare? Ma che vuoi spiegare? Tutto il giorno si ammassacra quel povero ragazzino. Nicolas, le bugie non si dicono, le bugie non si dicono. Poi si apre, ma che dici? Aspetta, Diego, con calma. Io ma ti... che cosa con calma? Ma c'hai il leone sulla spalla? L'orso. Vabbè, uguale, c'è l'orso sulla spalla, la bocca della verità. L'unica verità è che sei una grandissima bugiarda. Ti sei messa a fare comunella con mia madre. No, Diego, ti assicuro, mamma tua non mi ha detto niente. E invece gli stai a reggere il gioco. Io non reggo il gioco ad Erminia. Comunque, comincio a chiederti perché tua madre è costretta a fare le cose di nascosto. Oh, comincio a chiedere, perché? Perché il tuo comportamento un tantino di contantino è ragionevole. La mette in soggezione. Ma che sto di, ma che ne sai, ma hai visto con chi va a teatro? Con uno chi baffi che balla il tango dentro la frutteria. Il punto non è questo. Mm. Il punto sai qual è? Mm. È che a te non t'andrebbe bene nessuno, nemmeno lo zar di tutte le Russie. Non è vero. Ammettilo. No. Ammettilo. No. Io vado a casa. Io pure vado a casa. E allora andiamo. Io vado di là. Casa sta di qua. Voglio fare giro largo.